Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo rapidamente di storia breve dell'home computing in Italia. Cominciamo a bomba. Allora, nel 1980 in Italia arrivò il Commodore VIC-20, quello che vedete lì. È praticamente formalmente la data della nascita dell'home computing in Italia, anche se c'è da dire che prima di questa data sostanzialmente c'erano già una serie di computer ad 8 bit come l'Atari 400 che poteva essere, diciamo, venduto, ma non li conosceva nessuno. Costavano un occhio della testa i computer e quindi praticamente non li comprava nessuno. Quello un pochino più abbordabile incominciò a essere il Commodore VIC-20, che incominciò ad aprire la strada. Un pochino prima di lui c'erano entrate nella casa degli italiani le console Intellivision e Atari 2006. Ci ho fatto tutti i podcast che li trovate nella descrizione www.fareretrocomputing.tk. Dall'80 al 1988, diciamo, possiamo definire l'epopea dei computer ad 8 bit: Commodore VIC-20, Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC 464 e poi Apple IIe, Apple IIc. E prima del 1980 c'era anche praticamente poi anche Apple IIe Euro Plus. Mentre Apple II e alcune versioni di Apple II Plus sarebbero, diciamo, più opportuno collocarle in un'epoca pre, diciamo, home computer. Ci ho fatto un podcast al riguardo a causa del fatto che il interprete BASIC non era presente in ROM, o comunque non era un BASIC adeguato come ad esempio l'integer BASIC in ROM in Apple II. Comunque, diciamo, dall'80 fino all'88 è l'epoca delle praticamente computer ad 8 bit, dove svettano praticamente il Commodore 64, il computer più venduto, come produttività personale gli Apple II della famiglia Apple IIe e Apple IIc svettano come produttività personale. Una buona fetta, una discreta accoglienza ebbero anche gli MSX ad 8 bit e anche i Sinclair. Nel 1988, da 8 bit, si spuntò, diciamo, con l'Amiga 500 a computer a 24 bit. Ora, c'è da dire che un pochino prima, nel 1987, era uscito l'Amiga 1000, che però, diciamo, l'Amiga 1000 più che un computer home computer non era per la fascia di prezzo che era inarrivabile, anche se era multimediale pensato praticamente per la casa e obiettivamente costava un botto come fascia di prezzo, era veramente proibitivo. L'Amiga 500 fu quello che indubbiamente sostanzialmente incominciò a aprire tutta una nuova generazione di computer multimediali per la casa, con un sonoro multisoftware, multitasking e gestione a finestre a prezzi abbordabili per tutti. Rincorse un po' la Apple con Apple IIgs, che però era un computer a 16 bit e la sua quota di mercato fu veramente marginale. E diciamo, dal 1988 in avanti fino al 1991 fu l'epoca praticamente dei computer a 24 bit con i Motorola 68000. Poi praticamente la Motorola incominciò a sfornare anche il 68020, il 68030, il 68040, che erano tutti microprocessori a 32 bit. Tuttavia la vera rivoluzione poi avvenne nel 1991 con computer a 32 bit, ma soprattutto l'introduzione dei PowerPC che furono introdotti dal consorzio Apple, IBM e Motorola. Questo era un progetto che però nasceva nel 1991 con macchine, diciamo, sempre su Apple e anche in alcuni modelli su IBM,
che erano comunque costose, ma erano sia per il segmento business computing quanto per il segmento home computing. Tuttavia, alle radici del microprocessore PowerPC risalgono a un po' di anni prima, parecchi anni prima, con il progetto della Acorn Archimedes. Anche qui ci ho fatto un bellissimo podcast. Poi arriviamo al 1993. Allora, dal 1991 fino al praticamente 2000, un pochino prima del 2003, è tutto il periodo della lotta tra Apple contro Intel. Anche qui ci ho fatto un podcast a riguardo. Se non che nel 1993 fu pubblicato il videogioco Doom, il first person shooter, perché prima del 1993 i videogiochi erano essenzialmente di tre tipi. C'erano gli sparatutto, diciamo, a scrolling verticale, orizzontale oppure laterale a sinistra, ma comunque erano più o meno sempre la stessa zuppa. Oppure c'erano le avventure, dove praticamente c'era un'immagine che scorrevano delle immagini a video e sotto si scriveva, e c'erano degli enigmi da fare, comandi da fare, via dicendo. Oppure c'erano giochi di scacchi, giochi di sport, olimpiadi e quant'altro. Oppure c'era un po' di falso 3D, ma niente di simile a quello che poi apparve nel 1993 con il first person shooter sparatutto in soggettiva, che incominciò ad aprire anche al mondo dei PC da qui, dal 1993 in poi, nella lotta tra Apple contro Intel. Il ruolo dei videogiochi e dei first person shooter ebbero un ruolo importantissimo come motore di alimentazione delle schede video sempre più potenti, microprocessori sempre più potenti di AMD, Intel e Cirix, quindi schede grafiche, RAM, che praticamente portarono gli utenti del mondo PC a giocare a casa. In questa fascia di tempo, tra l'80 fino al 93, diciamo, grosso modo, gli home computer differivano dai computer del business computer, perché, diciamo, erano computer 8 bit, mentre quelli del mondo business computing erano a 16 bit. Inoltre erano solitamente architettura chiusa. Gradualmente poi furono poi introdotti anche i desktop e poi i tower, che erano troppo orrendi, diciamo, i desktop da vedere, i valigioni orrendi, quindi furono girati in 90 gradi, furono inventata la formula del tower, in particolar modo dal 1993 in poi per il gaming. Mentre praticamente nel segmento business computing c'erano praticamente i desktop, i PC desktop, e poi cominciarono a farlo capolino i portatili. Ma dal 93 in poi, diciamo, l'utenza del home computing cominciò a segmentarsi all'interno del mercato degli home computing. Quelli che volevano giocare si compravano praticamente dei PC desktop, dei tower super pompati, per cui cambiavano praticamente il microprocessore mantenendo la scheda madre, cambiavano la scheda video, potenziavano la RAM per continuare a giocare in 3D a casa. Gli altri, che invece erano sempre in segmento home computing, che però non volevano più di tanto giocare perché magari avevano anche altre esigenze, cominciarono a orientarsi verso i portatili. Ora, ricordati di questo trend verso, diciamo, con l'inizio di un allontanamento dai computer tower, dai computer desktop nel segmento home computing verso i portatili. Dal 91 in poi praticamente ci fu la grande lotta tra Apple contro Intel, e in particolar modo nel 1998 la Apple stava per fallire, quindi stava per sparire, come era aveva fatto prima, un po' di anni prima, nel 93 praticamente, anzi nel 94 praticamente, la Commodore. Ma tornò Steve Jobs e con una serie di prodotti riuscì, serie di prodotti nuovi, licenziando tantissimi praticamente dipendenti, riuscì praticamente a salvare la situazione. Nel 2000, verso il 2000,
più o meno praticamente il grosso degli home computer erano quasi prevalentemente dei notebook, tranne una piccola fetta dei tower comprati dal segmento praticamente del gaming di casa. Nel 2003 la AMD uscì con il primo microprocessore Atom a 64 bit e da lì in avanti poi multicore e via dicendo. Quindi praticamente possiamo dire che da prima intorno al 77 negli Stati Uniti, 76-77 fino al 1988 fu l'epoca praticamente di computer ad 8 bit, mentre in Italia per questa epoca è più ridotta perché arrivarono più tardi con l'aprile il Commodore VIC-20 dall'80 all'88. Dall'88 l'Amiga 500 rivoluzionò il mercato dell'home computing con un microprocessore 68.024 bit. Nel 1991 nacque la innovazione sulle radici di Acorn Archimedes del microprocessore PowerPC del consorzio Apple, IBM e Motorola. E fu l'epoca dei 32 bit, per quanto già 32 bit c'erano già con i 68.020, 68.030, 68.040, quindi è iniziata l'epoca dei 32 bit un pochino prima del 1991. Nel 1993 Doom iniziò ad aprire il mondo dei videogiochi e l'interesse delle case hardware, diciamo del mondo PC, ben verso il spazio ludico dell'home computing per i giochi, e lo scontro diciamo ebbe a mettere a pensiera difficoltà all'Apple, che nel 1998 stava per bollire, ma Jobs, ritornando diciamo all'Apple, sfornò una serie di nuovi prodotti che furono azzeccati al mercato: iMac, iBook e poi Mac OS X e poi dopo iPhone 1. Ci ho fatto un podcast su queste cose, trovate tutto in descrizione. Nel 2003 uscì poi l'AMD Athlon 64, computer a 64 bit con il calcolo parallelo, per cui la differenza tra business computing e home computing andò gradualmente scomparendo. Oggi praticamente non c'è quasi differenza più tra un computing e business computing. 90%-95% degli utenti home computing si compra un portatile, cosa che invece nel 1991, prima dal 1991 verso il 98-2000, perché il grosso modo diciamo erano i portatili, erano relegati nel segmento business computing. Poi c'è un 5%-10% di utenza home computing che si compra i tower per giocare. Nel segmento business computing, che prima diciamo erano nati con i PC desktop, poi con i tower e poi con una larga fetta di portatili, sono rimasti i portatili, sono rimasti un pochino di tower e poi soprattutto delle piccole macchinette molto chiuse, ad architettura chiusa, riprendendo praticamente la filosofia in sostanza di quello che una volta c'era nel 1980 con negli home computer con architetture chiuse. Quindi si è un po' invertito tutti i vari relativi trend, mentre nei primi anni ad 8 bit le architetture aperte erano tipiche del segmento business computing con la piattaforma PC. Oggi diciamo dal 2003 in avanti il grosso dei business computer da ufficio sono sostanzialmente computer molto piccoli ad architettura chiusa, quindi o portatili oppure portatilini oppure dei desktop computer molto piccoli sul genere dei Mac Mini, veramente piccoli, con pochissime slot o nessuna slot praticamente da inserire, in zero espansioni, e c'è la possibilità solo di cambiare la CPU oppure di aggiungere RAM, perché sostanzialmente è già tutto sulla motherboard e non i computer del business non hanno sostanzialmente bisogno di grandissima multimedialità. Questo è più o meno tutto in versione stretta e contratta alla storia dell'home computing, e per maggiori approfondimenti la trovate sostanzialmente nella playlist www.fareretrocomputing.tk. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima.